Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Passiamo accanto a persone che sono spesso e volentieri completamente inavvertiti. Questo pensiero mi è tornato prepotentemente nella mente quando si sono sovrapposte due accidentali informazioni che parlavano della stessa cosa. E quando due coincidenze si sovrappongono vuol dire che c'è un messaggio che bisogna in qualche modo raccogliere, che non possiamo non prendere e perlomeno dedicare del tempo. Quali sono state questi due inneschi, questi due spunti, stimoli che mi hanno spinto a ragionare su questo aspetto? Beh, il primo viene da un romanzo, un giallo, di Donato Carresi. Sapete che sto dedicandomi allo studio, alla lettura di quest'autore e ci sono dentro bellissime cose. Proprio lui parla in uno di questi suoi gialli degli inavvertiti, coloro che ci passano accanto, che non notiamo neppure, l'addetto di un call center magari, di un centralino, la persona che ci offre il bar al mattino, quella che è sempre a chiedere la carità nello stesso posto, quelli che finiscono poi spesso nel muro del limbo, uno dei luoghi tipici dei gialli di Carresi, quel luogo dove ci sono le foto di tutti coloro che sono scomparsi. Abbiamo già parlato del muro. L'altra segnalazione mi è arrivata invece da un telefilm, un serial TV come si dice oggi, che sto vedendo, che stiamo guardando. Ci siamo capitati su questa puntata di Chicago Med in cui una persona diventa protagonista di un video che stanno girando per promuovere l'ospedale, nonostante questa persona sia destinata a morire. Ma non è un insuccesso, è quello che dice lui, è che perlomeno adesso, di fronte alla morte, ha l'occasione di uscire dall'anonimato, di emergere, perché il suo lavoro, che tra l'altro viene svolto proprio davanti all'ospedale, dall'altro lato della strada, è inavvertito, nessuno si accorge di lui, nessuno lo saluta, nessuno lo riconosce, ha una vita totalmente anonima. Nell'ultimo minuto che mi rimane non parto certo con un pippone sul desiderio di voler essere a tutti i costi visibili, sullo sbattersi in prima pagina sui social media perché vogliamo i nostri minuti, 15 minuti di notorietà, tutt'altro. Il messaggio è a noi. Quanti di questi anonimi, irriconoscibili incontriamo? Quanti ne trascuriamo e invece potremmo fare qualcosa per loro, perché poi forse possono fare qualcosa per noi? Magari sono quegli impiegati, quei tecnici all'interno dei clienti che visitiamo che potrebbero darci delle soluzioni importanti. Magari sono i compagni, i genitori dei compagni di scuola dei figli, magari dei compagni di calcio, dello sport, magari sono quelli che incrociamo tutti i giorni sul tram e non salutiamo mai. Cosa possiamo fare per loro? E perché dovremmo sbatterci per fare qualcosa per loro? Beh, diciamolo da un punto di vista egoistico, perché alla fine qualcosa torna sempre, perché alla fine quell'informazione mi arriva, quel consiglio mi arriva, quel suggerimento mi arriva, quello spunto mi arriva, perché alla fine allenandoci a fare questo ci alleniamo a scoprire i particolari, perché alla fine andando a dare anche soltanto un sorriso alle persone lo diamo anche a noi in qualche modo allo specchio. Che cosa ne dite? Ci possiamo provare? Buongiorno allora e buon caffè con la poesia visiva come appare su questo cartello. Io poi vi aspetto qui domani per un altro caffè e vi invito a venirmi a trovare su paolopugni.it. Buongiorno.